E ora parliamo di soccorso animale, dell'importanza di segnalazione. Lo facciamo con gli ospiti di questa sera, che sono le Guardie Nazionali Ambientali, Roberto Marchini e Tina Maffezzoni. Buonasera. Buonasera. Ricordiamo, Roberto, velocemente chi sono le Guardie Nazionali Ambientali, i loro compiti. Allora, le guardie nazionali ambientali sono guardie zoofile, poi in alcuni nostri altri distaccamenti si occupano anche di tutela ambientale, guardia caccia, guardia pesca e altre attività di volontariato. Importante, abbiamo detto, segnalare nel modo Assolutamente. giusto affinché l'intervento possa essere mirato e soprattutto efficace. Sì, esattamente. Riscontriamo un eccessivo uso dei social network che creano dei grossi problemi quando poi si comincia a fare sul serio. Nel senso che una volta che io ho postato sul social network, Facebook, Twitter o altro, che ho visto quella determinata irregolarità o altro, e vengo invitato a fare una segnalazione, quindi di fatto una denuncia alle guardie zoofile, vorrei che rimanesse anonima, ma sono stato io per primo a renderla pubblica perché l'ho messa su un social network. Quindi cominciano i dubbi, ma cosa succede? Ma se mi associano il mio nominativo alla segnalazione, al vostro intervento, eccetera. Quindi la cosa primaria da fare è non andare a chiacchierare su Facebook, che normalmente ha anche dei tempi di risposta e di intervento piuttosto lenti e lunghi, quindi lunghi, in certi casi quando gli animali sono maltrattati sono troppo lunghi, decisamente troppo. Fate una bella segnalazione via email a distaccamento.cremona@guardianazionaleambientale.eu, noi la riceveremo, ci attiveremo e soprattutto anche per legge oltre che per etica manterremo riservato il vostro nominativo. Ecco, parliamo di soccorso, quindi importante sapere come intervenire quando ci si trova alle prese con un animale che ha bisogno di essere aiutato. Esatto, questa è una cosa molto importante. Ecco, riguardo le telefonate che ricevo quasi quotidianamente, ancora la gente non sa come muoversi in caso di rinvenimento di animale ferito o incidentato. Per quanto riguarda gli incidenti stradali, ecco, la normativa, secondo sia il codice della strada sia secondo una circolare del Ministero della Salute, dice che a tutti è fatto obbligo di soccorrere un animale incidentato o ferito. Sia colui che provoca l'incidente, sia chi assiste all'incidente, sia chi rinviene l'animale incidentato, pena una sanzione amministrativa. Quindi la cosa importante è cercare di mettere in sicurezza l'animale, quindi isolarlo da qualche parte, e chiamare immediatamente le forze dell'ordine, possono essere i carabinieri, la polizia locale, il dipartimento, l'ATS di tutela della salute, perché tutti sono competenti su questo, quindi altrimenti si va incontro a sanzioni per omissione di soccorso. Questo per quanto riguarda diciamo l'incidente. Però qualsiasi animale in difficoltà, ferito o visibilmente malato, ha diritto di essere soccorso e tutti i cittadini lo devono fare. Quindi anche se riveniamo un gatto che è malato, che è visibilmente in difficoltà, il nostro dovere è quello di cercare di metterlo in sicurezza con trasportino, coperte, eccetera, immediatamente chiamare le forze dell'ordine che a loro volta chiameranno il Dipartimento Veterinario. Vorrei anche ricordare che non tutti sanno che anche un libero professionista può prestare soccorso, un veterinario libero professionista, secondo l'articolo 18 del codice deontologico. Quindi deve prestare soccorso immediatamente in modo da stabilizzare l'animale. Poi è compito dell'ATS seguire l'animale. Queste sono cose importanti, ecco, ripeto a tutti quanti, cercate di mettere in sicurezza momentaneamente l'animale, immediatamente chiamate le forze dell'ordine. Chiunque sono competenti e se non sono competenti chiameranno chi è di competenza. Questo vale anche nel caso di animali non feriti, non malati, ma semplicemente magari smarriti o comunque da Ecco, soli. questa è una domanda interessante perché per quanto riguarda il cane vagante, chiaramente vagante,
il nostro dovere è lo stesso, nel senso cercare di mettere in sicurezza l'animale, isolarlo in qualche angolo in un recinto e chiamare immediatamente le forze dell'ordine. Magari l'animale è perso, con il microchip, con la lettura del microchip si arriva immediatamente a identificare il proprietario. E a proposito appunto di cani momentaneamente persi o vaganti, eccetera, c'è un episodio molto, molto interessante che volevo segnalare nell'Inter dal Milanese, che una signora è stata multata perché appunto ha eseguito questa normativa, ha visto un cane vagante, l'ha messo in sicurezza e ha chiamato immediatamente le forze dell'ordine. Invece l'ordinanza comunale di quel comune proibisce questa cosa, quindi non si deve chiamare immediatamente la polizia, i vigili, eccetera, senza mettere in sicurezza l'animale. Quale considerazione abbiamo fatto? Abbiamo fatto la considerazione che sostanzialmente questa cosa, considerando che c'è un segretario comunale che la normativa la deve conoscere perfettamente, non può essere imputata a un discorso di ignoranza, ma di cattiva volontà, giocando sul fatto che molti cittadini o non lo sanno o non vogliono spendere i soldi per andare a fare un ricorso al TAR. Però sicuramente anche dal punto di vista etico è assolutamente vergognoso una normativa di questo genere. Chiamiamola normativa, chiamiamola ordinanza comunale o altro, però è veramente qualcosa di indecente. Quindi in chiusura assolutamente l'importanza di segnalare e intervenire. Sì, se posso avere ancora qualche secondo di tempo, io vorrei cogliere questa occasione per invitare l'Associazione Animaliste di Cremona e l'azienda di tutela della salute di utilizzare degli strumenti, di allestire degli strumenti per informare i cittadini, oltre che al benessere animale, oltre al pronto soccorso animale, anche il pronto soccorso animale. Io mi ricordo molti anni fa che la TS, allora l'ASL, era uscito con vari opuscoli molto informativi, educativi riguardo a un corretto rapporto con l'animale e anche al pronto soccorso animale. Quindi inviterei un po' alla collaborazione, perché è veramente fondamentale far passare dei messaggi e far passare informazioni. E grazie per questa possibilità. Anche perché altre province lo stanno facendo tuttora. Esatto, esatto, molti stanno lavorando bene in questo campo. Allora ringrazio i nostri ospiti di stasera, Roberto Marchini, Tina Maffezzone, Guardia Nazionale Ambientali. Grazie. Grazie a voi, grazie.